Oggi viviamo uno straordinario progresso dal punto di vista scientifico-tecnologico, ma parallelamente a questo progresso viviamo anche una frammentazione, un pluralismo, sia sul piano etico che sul piano religioso, in una società che è sempre più secolarizzata. Ecco perché il Cortile dei Gentili intende, proprio di fronte ai progressi scientifici e tecnologici, realizzare un dialogo tra le diverse prospettive etiche e religiose affinché nella società oggi si possano dare degli orientamenti alla società a prescindere dalla visione etico-religiosa, perché il dialogo credenti e non credenti in una società come la nostra, frammentata e pluralistica, è assolutamente indispensabile. Il Cortile è intervenuto sulla questione del fine vita, che è una delle questioni al centro del dibattito oggi dal punto di vista bioetico e dal punto di vista biogiuridico. Oggi ci troviamo di fronte molto spesso a richieste di finire la propria vita, le cosiddette richieste del diritto di morire. E allora una delle domande è: ma esiste oggi un diritto di morire oppure piuttosto esiste un dovere di vivere? E sono, diciamo, i due estremi che si confrontano oggi nel dibattito. Al Cortile dei Gentili siamo partiti invece da un'altra prospettiva, cioè non abbiamo voluto né abbracciare la prospettiva del diritto di morire, ma neanche quella del dovere di vivere, cercando un dialogo proprio su quali sono i limiti di liceità delle richieste alla fine della vita umana. Nel nostro documento, che in parte, devo dire, anticipa anche un po' la legge 219-2017, volevamo dare alcune indicazioni orientative al legislatore e abbiamo scritto che non esiste un diritto insindacabile da parte dell'individuo di decidere come e quando morire. Però non esiste neanche un obbligo di vivere sempre e comunque rispetto a condizioni che possono essere ritenute dall'individuo insopportabili. E abbiamo quindi definito in questo documento la possibilità da parte di un individuo di chiedere e di rifiutare determinate terapie, determinati trattamenti, anche trattamenti salvavita, che per il soggetto in condizioni di inguaribilità, in condizioni di insopportabilità, di sofferenza, possono essere effettivamente richiesti.